mondo. Allora, oggi è 16 settembre, come ho anticipato stamattina, oggi niente tappe, oggi riposo perché ho appuntamento in comune con la giunta comunale di Mantova per parlare dell'evento del Disprite. Stavo facendo una passeggiata per Mantova, questa bellissima città, e cosa mi trovo? Incontro due ragazzi che hanno avuto un'idea meravigliosa. Adesso vi presento Giovanni, Davide. E Davide. Davide, raccontaci cosa succede domani. Ciao, domani arriviamo a Mantova e concludiamo il tour 2016 delle pedalate all'alba, la Sunrise Bike, che appunto è partita da Firenze a metà di aprile e ha fatto 7 tappe in giro per l'Italia, sempre all'alba, quindi per scoprire le città senza il traffico, senza nessuno in giro e con sotto una luce veramente magica. Buonasera intanto e grazie per avermi accolto qua a Mantova per questo tour, e niente, le spiego in poche parole come mai ho deciso di fare questo percorso. In pratica la mia finalità è quella di fare informazione, divulgare questo problema sociale ormai che già coinvolge tutti, perché ripeto, chi non lo vive in prima persona ha sicuramente un parente, un amico, un collega di lavoro, il padre, il compagno di scuola, il figlio che sta vivendo questa che definisco una passeggiata all'inferno, no? In Italia da più di dieci anni c'è una legge che ormai la conoscono tutti, nel 54-2006 sull'affido condiviso, che non viene applicata. Viene applicata, quindi non applicando questa legge, che in poche parole dice che, cioè, mette il minore sopra ogni altro interesse, no? Cioè l'interesse minore viene prima di tutto. Insomma, questi bambini qua avrebbero diritto ad avere tempi paritari con i genitori, quindi 15 giorni con la mamma, 15 giorni col papà. In questi 15 giorni ognuno dei due genitori dovrebbe provvedere alle esigenze dei propri figli, no? In forma diretta, e questo qua non viene applicato. Non applicando questa legge, cosa succede? Succede che in Italia ormai siamo 5 milioni di padri separati, quasi 5 milioni, e più dell'80% vive sotto la soglia di povertà. Persone che hanno un buon stipendio di lavoro, cioè si ritrovano a dormire in auto, a mangiare a carica, tanti ritornano, quelli fortunati, ritornano a vivere con i genitori. E a parte questo, dopo una separazione, un terzo del papà perde completamente ogni contatto con i propri figli. Quindi, non applicando questa legge, non vengono rispettati né i diritti umani e nemmeno i diritti dell'infanzia. Per questo ho deciso di andare a Strasburgo, alla Corte Europea, a portare questa protesta pacifica. Ho deciso di partire da Venezia perché, cioè, non è una scelta graduale Venezia, perché Venezia è la metafora della giustizia italiana che fa le leggi e non le applica, è di una giustizia che fa da tutte le parti. Poi Venezia è la città dell'amore, e chi è genitore sa che non c'è amore più grande di quello che c'è verso i propri figli. Ho deciso di andare in bicicletta. Ho fatto una miniere un giorno a Venezia. Infatti. Un giorno perché era prossimo. No, perché era novembre, quindi non è che si poteva stare a 15 giorni, uno perché non poteva andare 15 giorni ai tropici, perché era proprio un weekend a Venezia. Comunque, ho deciso di andare in bicicletta, perché la bicicletta rappresenta la genitorialità. Solo con entrambe le ruote fai strada, hai equilibrio e arrivi lontano. E questo succede anche per i bambini. I bambini, per avere equilibrio, per arrivare lontano nella vita, per avere stabilità, devono avere mamma e papà. Questo qua è il senso dell'evento. L'evento non è a Strasburgo, come certi pensano, l'evento è il percorso, da Venezia a Strasburgo. Avevo pensato di fare tutto questo in una quindicina di giorni, 800 km, però ho visto
visto che questo evento è piaciuto e la gente si fa avanti, le persone che si interessano, ho deciso di allungare in altri 300 km. Questo mi trovo a Mantova. E niente, questo evento è patrocinato dal Comune di Chioggia, di San Giovanni di Patotto. Abbiamo patrocini per play di CONI, dalla UIL, e aderiscono 9 associazioni italiane più 2 movimenti e 5 associazioni spagnole. E niente, l'obiettivo in poche parole è ricordare e ribadire che i figli non divorziano, i genitori si possono lasciare, possono intraprendere strade differenti, però non smettono mai di essere genitori, i bambini hanno bisogno di diventare delle figure. Per questo faccio questa cosa e ringrazio Mantova per avermi accolto e colgo l'occasione, no, per girarmi a tutta Mantova, visto che domani in comune... Infatti, me lo diceva prima Fiorenzo, che ha deciso invece di proseguire subito domani, di fermarsi anche domani a Mantova, perché c'è la gara la mattina, Sunrise Bike, cioè capita bike esattamente nei giorni della bicicletta, e quindi ha deciso... Domani dovevo fare 70 km, però ho conosciuto Davide e Giovanni, due ragazzi meravigliosi, che hanno citato. E se alle 6 della mattina girerò a Mantova con gli amici del Sunrise Bike che mi hanno già iscritto automaticamente. Di diritto. Capito. E questo qua è il senso dell'evento. Abbiamo la fortuna oggi di avere qui con noi anche una giovanissima ragazza, Andrea, che come ho detto prima, dopo una separazione, un terzo di papà perde ogni contatto con i propri figli. Qui Andrea è una studentessa e sta facendo proprio una tesi sull'inseminazione. Mi piacerebbe che potesse dire due parole, se sia sente. Niente, io sono partita da una situazione personale, perché in famiglia abbiamo dovuto subire questo... Mio fratello praticamente sta subendo questa cosa, e quindi da qui sono partita per la mia tesi, perché sto studiando Scienze dell'Educazione a Verona, e ho analizzato tra testi, interviste fatte a padri separati la situazione, e mi sono resa conto di come è tragica, diciamo, la situazione dei padri separati e dell'alienazione che viene fatta a loro. E diciamo che gli interessi del minore non vengono messi sopra di tutto, come dovrebbe essere, ma vengono lasciati da parte per delle questioni che non dovrebbero essere così, insomma. Sì, i figli diventano spesso oggetto, come posso dire? Di scambio. Oggetto di scambio, cercavo una parola un attimo più soft. Comunque Massimo e Francesca dell'associazione Bicigenitori di Mantova e Cremona conoscono bene questa situazione, e grazie a loro che sono qui oggi, e magari Massimo può dire due parole. Certo. Noi ci assumiamo la colpa di averti fatto fare questi 300 km in più. 300 più 12 domani mattina. Lo assumo io in prima persona, l'ho conosciuto, ci siamo conosciuti a Bergamo, ho sentito di questo a Brughiero, hai ragione. Ho sentito di questo percorso, di questa iniziativa, e mi diceva: lui arriva a Verona, poi da Verona va a Brescia, scusami, ma Mantova, quest'anno è quella città della cultura, non passi da Mantova. Arrivi a Mantova, devi passare anche da Cremona, visto che poi adesso si sta strutturando la famosa Valpadana. Gli ho detto: vieni qua, io sono il presidente. Invece di fare 7 anni in Tibet, faccio 7 anni, faccio Strasburgo, perché io in Italia. Ideali, le proposte sono le stesse, le abbiamo condivise e basta. Io sono presidente dell'Associazione dei Genitori di Cremona e Mantova. Sì, che partecipa. E lascio subito la parola a Francesca, che è la mia vicepresidente, che sarà quella che curerà tutta la zona del basso, alto e basso Mantova. Sì, allora la nostra associazione è di recente costituzione, ma già da subito il Comune di Mantova ha aderito all'idea di condividere questo percorso verso la bigenitorialità. Perché il focus della nostra associazione è un po' il focus di Gabriele, cioè la tutela dei bambini, i diritti dei bambini.
Quindi i bambini hanno il diritto di avere entrambi i genitori, di vivere gli affetti legati ai genitori e alle famiglie di origine in ugual misura. E io ringrazio l'assessore Caprini che ha aderito come rappresentante del Comune di Mantova, con la quale appunto stiamo avviando una collaborazione che non è solo comunale ma è anche interdistrettuale, che vede coinvolti più comuni in qualità di presidente del consorzio di servizi alla persona. E in particolare vorremmo, come dire, creare una sperimentazione su quello che è il registro della bigenitorialità. Ci stiamo lavorando, siamo un po' nella fase embrionale perché la nostra recente costituzione del 2 giugno non ci ha consentito di fare ancora molto. Apriremo uno spazio di ascolto orientato che vuole essere un momento dedicato a tutte le persone che in qualche modo vivono in ugual misura, in diversa misura, una situazione di fragilità legata appunto ai nonni o piuttosto che ai genitori, comunque a tutti coloro che non hanno il diritto di vedere i loro bambini, che possono essere i nipoti piuttosto che... È uno spazio di ascolto orientato perché non si esaurisce in quel momento, ma vuole essere un momento di ascolto che poi può essere un momento di ascolto legato alla sussidiarietà, mettere in campo in relazione alle istituzioni quelli che sono gli strumenti disponibili. Quindi io ringrazio Gabriele per aver aderito e per aver fatto i 300 più anni di più, e ringrazio soprattutto l'assessore Caprini che si è reso disponibile da tutto. Anzi, vorrei che l'assessore magari dicesse certo qualcosa. Allora, io credo che il tema che ponete è un tema assolutamente importante. Spesso si fa tanta retorica in Italia sul concetto di famiglia e sul fatto di dire mettiamo al centro la famiglia, si è fatta anche tanta retorica nei mesi scorsi per diversi modi. Noi in realtà nei mesi scorsi abbiamo organizzato un convegno, e dopo capite il giro di pensiero che sto facendo, che aveva come titolo invece minori al centro di famiglie fragili. Perché la cosa che mi sento di condividere assolutamente è che, ovviamente, e parlo da assessore al welfare, il tema che state ponendo è un tema di welfare, perché bisogna partire dal punto di vista di andare a tutelare o a garantire i diritti alla persona più fragile nella dinamica, nel contesto, ed è il minore. E non solo, quindi bisogna mettere non la famiglia al centro, ma il minore al centro. E quindi credo che questo concetto, soprattutto in un paese come il nostro che sul tema famiglia fa tanta retorica, sia importante mettere l'accento sulle cose vere e concrete. Tanto più che sappiamo bene anche come il tema che ponete impatta su quelle che sono le risposte a nuove povertà che saltano fuori, dico in maniera più semplice possibile, ma che ci arrivano poi e nascono esattamente da situazioni di famiglie che entrano in crisi, lavoravano in due, uno perde il lavoro, nasce la crisi di conflitto all'interno della famiglia, si separano, la famiglia si rompe, il padre finisce al dormitorio. Questa è la dinamica che ci troviamo ad affrontare, lo sappiamo bene, quindi c'è bisogno di lavorare, come state facendo, per sensibilizzare, dare un'informazione corretta su quelli che sono effettivamente le leggi e le normative che ci sono, e quindi fai bene andare a Strasburgo per dire siamo alla porta per chiedere che la normativa che c'è possa essere venga effettivamente applicata. Stiamo ragionando anche, ed era saltato fuori anche in questo convegno che abbiamo organizzato alcuni mesi fa, sul confrontarsi con altre esperienze già avviate in altre città, in altri territori, sul tema proprio della bigenitorialità, no? Il fatto di trovarsi in una situazione di separazione, di conflitto genitoriale all'interno della famiglia non implica il venir meno della responsabilità genitoriale, così come stiamo facendo lo stesso discorso a un altro livello. Il fatto che un minore venga addirittura, quindi in situazioni
gravi, subisce privazioni, disagi in famiglie molto fragili, viene allontanato dal tribunale, non significa che i genitori non ci sono più,